Buonasera e bentrovati agli ascoltatori di Radio A. Siamo qua per un'altra puntata di Lunigiana Talk dedicata alle amministrative in Lunigiana. Abbiamo qua e ringraziamo per la disponibilità i due candidati a sindaco del comune di Licciana Nardi, Renzo Martelloni, ben arrivato, buonasera, e Danis Santini, ben arrivato e buonasera. Con me Sebastiano Mazzoni. Ciao, buonasera Sebastiano. Buonasera a tutti. Eccoci, a cui lascio subito la parola per cominciare l'intervista. Prego Sebastiano. Bene, tanto ringrazio anch'io i due sindaci. Facciamo di nuovo una breve presentazione. Renzo Martelloni con la lista Cambiamo Licciana e Danis Santini, lo sfidante, con la lista Insieme per Licciana. Partirei subito con il fare una domanda al sindaco uscente Martelloni. Le vorrei chiedere se in questi 5 anni da sindaco pensa che lei, insieme alla sua squadra, abbiate svolto un buon lavoro. Prego. Allora, intanto saluto tutti i radioascoltatori, saluto e ringrazio anche Radio A per questa disponibilità che ci ha dato. Ripeto, allora gli appunti, se hai fatto un buon lavoro o no, se avete fatto un buon lavoro o no. Questo è, se pensa che sia stato fatto un buon lavoro da lei e la sua squadra in questi 5 anni. Ecco. Attendiamo. Sì, no, forse, no, dai. No. Vai. Non trovo. Non si pronuncia. Ma devo dire che. No, e partiamo un po' a braccio, dai, sì. Poi. No, perché. È sparito l'appunto che avevo. Un appunto, Che avevo. Comunque, io penso di aver fatto. Devo dire che penso di aver fatto un buon lavoro a Licciana, anzi. Devo dire che in questi, noi valutiamo 5 anni, però dobbiamo dire che gli anni che ho governato sono 3 anni, perché 2 anni sono stati di pandemia, abbiamo subito questo Covid che penso che sia stato molto incisivo per tutte le amministrazioni. Noi diciamo che in questi 2 anni di Covid abbiamo avuto anche, devo dire, un grande sostegno da parte delle associazioni, anche dei cittadini, perché in questi 2 anni di Covid abbiamo impostato mascherine, abbiamo portato a casa anche i sacchi dell'immondizia, pacchi della spesa, abbiamo portato a casa, cioè abbiamo rifornito tutte quelle famiglie, tutte quelle nelle varie frazioni, ma non solo, che avevano delle necessità. Certo. Comunque, dovesse dire Martelloni una cosa, diciamo, di cui andate orgogliosi del lavoro, scegliamone una, insomma, del lavoro fatto in questi anni. Del lavoro fatto in questi anni, orgoglioso vado della situazione del bilancio comunale, perché come vedete noi abbiamo mandato, anche per informare i cittadini, abbiamo mandato un libricino a casa dove abbiamo riportato il bilancio dei 8 anni di nostra amministrazione. Questo bilancio che è partito, siamo partiti, devo dire, con un debito fuori bilancio di 370.000 euro che noi abbiamo riconosciuto in Consiglio Comunale, mandato alla Corte dei Conti, la quale ci ha dato la disponibilità di pagarlo in 3 anni. Ma non solo quello, perché se fossero stati solo questi 300.000 euro, insomma, ma da tutte le parti che andavamo, da tutte le aziende che andavamo anche sul territorio, faccio qualche nome, Maneschi, Ricci o altri, noi ci trovavamo sempre
dei debiti da pagare, ma non degli anni 2017-2016, ma addirittura 14-15. E poi quando Renzi è andato al governo, aveva fatto quella legge che voleva che tutta l'amministrazione togliessero tutti quei residui ineleggibili, sì, che aveva. Avevano dato la possibilità all'amministrazione, faccio un esempio un po' più semplice per anche chi ci ascolta, di poter posizionare, a scansare, mettere lì questi soldi che il comune doveva a tante società e imprese, e ti dava la possibilità di pagarli in 30 anni. Noi pagavamo alcuni anni, oggi mi pare che ci abbiamo ancora 15 anni da pagare, e avevamo 79.000 euro l'anno da pagare, e questi, anche questi, hanno inciso moltissimo. Quindi parliamo degli anni dove c'è stato il passaggio da Manenti al Belli, per capirsi. Sì, grosso, quegli anni dove c'è passato il passaggio da Manenti a Belli. Comunque devo dire, noi non ci siamo rassegnati, anche se devo dire che più in una serata più consiglieri si erano ripresi un attimino di riflessione, perché mi avevano chiesto come sindaco, ma sindaco, ci mettiamo in un'avventura, siamo appena arrivati, abbiamo poca esperienza, io non lo so se... Volevano quasi mollare, ma il giorno dopo invece sono venuti ancora più carichi e abbiamo detto no, andiamo avanti, e questo ci ha fatto sì che... Ecco, a oggi com'è la situazione del... Oggi la nostra situazione è chiara, tutti la vedono. L'anno scorso abbiamo avuto un avanzo di bilancio di 6.613,14 euro, ma non è tanto il numero che serve, perché questa piccola somma ci ha liberato delle risorse che erano vincolate per addirittura quasi 180.000 euro. No, vedo che nel libretto sono tutte righe rosse, l'unica nera è l'ultima. Sì, due nere, 2022 e 2023. No. Va bene. E quest'anno, diciamo che quest'anno l'avanzo si è ancora più consolidato, perché siamo andati a quasi 11.000 euro. Perfetto. Allora, ringraziamo allora. Tanto adesso diamo la parola allo sfidante, a Danis Santini, e le vorrei chiedere quali pensa che siano i problemi più grossi del comune di Liciana Nardi, soprattutto se pensa che la precedente amministrazione abbia lavorato bene per risolverli. Grazie. Beh, intanto sì, buonasera a tutti i radioascoltatori. Io però, se mi permetti, prima di rispondere alla tua domanda, visto che c'è la possibilità di replicare, certo, alle cose... ma fa parte anche della domanda, sì, no, giusto. Vorrei appunto replicare un attimo, anche perché secondo me è singolare che il sindaco in carica, alla tua domanda, se pensa di aver svolto un buon lavoro, deve cercare un appunto per rispondere. Cioè, voglio dire, un sindaco in carica dovrebbe avere come minimo un attimo di coscienza di quello che ha fatto negli anni. Quindi il fatto che uno deve farsi un appunto per poter rispondere a una domanda, che voglio dire, mi sembra abbastanza semplice, ecco, nel senso, le cose che ho fatto devo dirle, e perché mi devo prendere un appunto? Sembra quasi che c'è un qualcosa scritto da altri, però lasciamo perdere. La cosa rispetto al bilancio, allora, io sono un ragioniere, non sono bravissimo in contabilità e non sono un esperto di bilanci, però così ha senso. Se nel bilancio abbiamo una partita, abbiamo un milione e qualcosa in rosso, ma dall'altra parte in cassa ho un milione circa, diciamo che il bilancio è a zero. Questo più o meno penso che chiunque, anche chi non ha un minimo di nozione di economia, penso che sia una cosa che possono comprendere tutti. Con questo cosa voglio dire? Che la cassa del comune è sempre stata florida, non ha mai avuto problemi di nessun tipo. Quindi, diciamo, Manenti aveva lasciato un'eredità buona. Manenti aveva lasciato un bilancio buono, nel senso che è vero che c'erano dei costi da sostenere, ma dall'altra parte c'erano della liquidità in cassa che andava a compensare quella partita di un milione e passa euro.
sono stati fatti degli aggiustamenti e io credo che semplicemente grazie a autovelox, tasse, multe, perché noi paghiamo le tasse forse tra le più alte della Lunigiana, i cittadini, quindi con questi aggiustamenti in qualche modo si è riuscito a recuperare. Poi c'è stata anche una cosa che è stata fatta dall'amministrazione Martelloni, c'è stata una ridiscussione dei mutui. Mutui che avevano scadenza, mi pare, 2026, sono stati da questa amministrazione prorogati per altri 20 anni, quindi cosa vuol dire? Che c'è stato un aggravio di costo per il bilancio del comune. È vero che paghi meno all'anno, però quando vai a fare il conteggio totale hai pagato di più, perché comunque vai a aggiungere, come dire, interessi su dei mutui che tu avevi. E questo, voglio dire, non è che... Certo. Non è una cosa da poco. Poi c'è il ragionamento Covid, sì. Perché, scusate, il ragionamento Covid è semplice. In un momento in cui c'è tutto chiuso, scuole chiuse, pulmini non si utilizzano, la mensa non c'è, il comune non ha spese. Non ha spese e allo stesso tempo dallo Stato sono arrivati dei soldi. Beh, oddio, gli stipendi vanno pagati lo stesso. Gli stipendi vanno pagati, però tutti gli altri costi vengono azzerati. Sì. E in più sono arrivati dei soldi dallo Stato. Quindi in questo modo, come dire, riesci a rimettere il bilancio in sesto. Ora, poi possiamo dire quello che vogliamo, però un comune che ha un bilancio di circa 10-11 milioni di euro, che abbia un nero, chiamiamolo così, di 11.000 euro, permettetemi, direi che è una cifra talmente risibile che non ha... È in pareggio, dai, è sostanzialmente un bilancio. Non ha significato, ma di più, io credo che un comune, il compito di un comune sia quello di fare opere, di fare interventi sul territorio e non sia quello di fare utili, perché non essendo una società privata non ha da ripartire utili agli azionisti. Un'amministrazione pubblica ha il dovere a fine anno di avere un bilancio a pareggio, quindi, perché vuol dire che hai fatto opere. No, stiamo su questo punto, così lo svisceriamo. Certo. Facciamo, se Martelloni vuole replicare. Se vuole replicare. No, dico, se no andiamo avanti. No, dico, siccome che mi pare che diceva che io mi sono fatto gli appunti, però lui il foglietto se l'aveva già messo da parte. Lui l'ha trovato. L'ha trovato mentre che io stavo iniziando la mia discussione. Forse lui il signor Santini non sa che c'è una bella differenza avere una cassa e avere i debiti da pagare, perché la cassa ci puoi avere anche quando lasci 1 milione, ma se ce n'è da dare 2 milioni alle aziende, okay, la cassa non conta niente, e lo sai bene anche te che non conta niente la cassa. La cassa è lì, anche noi avevamo una cassa di 2 milioni, ora siamo 800 perché abbiamo pagato le ditte che fanno il PNR, dobbiamo anticipare i soldi che poi ritorneranno, e la ragioniera l'altro giorno ci ha fermato dicendo: ragazzi, fermiamo gli uffici, fermatevi a pagare le fatture perché abbiamo una cassa che è a rischio. Sicché la cassa oggi c'è 2 milioni di euro e domani mattina ci abbiamo 100.000 euro. Sicché la cassa è volubile, non si può ragionare sulla cassa, si può ragionare, è inutile che alzi le mani, che fai così, perché non si può ragionare. Dicono, sulla cassa. Non è che vi dobbiamo mettere d'accordo, no, avete no, due no, idee no, diverse, quindi noi siamo qua. Non è dico, che... dico noi, no, noi abbiamo una cassa che è molto fruibile, perché noi abbiamo acquisito, noi abbiamo avuto... 5 milioni di euro dal PNR, 5 milioni di euro dal PNR abbiamo avuto, che questi avanzamenti che ci sono nelle opere, vedi l'asilo Nida Monti, vedi il Palazzo Reale, vedi la frana di Ponte Bosio, perché una frana abbiamo avuto 1.300.000 euro di finanziamento per il Palazzo Reale, 1.040.000 per la frana. E poi questi avanzamenti, se non riusciamo a tenere il giusto controllo, perché il Regis te lo manda, il Ministero te lo manda ad oggi
e non ti dà una settimana di tempo perché gli uffici possono, ma ti dà un giorno e mezzo, e difatti noi abbiamo gli uffici che sono anche devo dire, un po' in sofferenza perché ci mancano due dipendenti, e devo dire che tenere il conto preciso alla pari è molto difficile, ecco. Certo, no, benissimo, se vuoi dire qualcosa, ma comunque non c'è bisogno, nel senso, si è capito, no, abbastanza, io... che siete su due posizioni diverse, pace, andiamo avanti, non è un problema. Ma io dico che un milione in cassa, qual è un milione, sei esposto di un milione, c'è cioè un milione in cassa, sei a zero. Poi, ma se sei esposto di tre, ma però se sei, a meno, sei a meno due, vabbè, andiamo, andiamo avanti. No, vabbè, vabbè, uno sostiene che conti, erano in ordine, no, quell'altro no, diciamo. Qui si sta parlando... se parlo io e te intervieni... Qui si sta bene. Si sta parlando del valore, no, del, va che dà la cassa. Ma non va bene. La cassa è fruibile. Ma non fai l'arrogante, stavo parlando io. Sto facendo. Quindi, uno alla volta, uno alla volta. Parola a Santini, un attimo. Parola a Santini. Dai. Io quando parli di te non parlo. Se no, se vuoi, io sono bravissimo a parlare sopra. Mi chiamano il fenomeno. Prego, Santini. A parlare sopra, quindi figurati che problemi che ho. No, te lo dico, nel senso, io credo che il ragionamento che ho fatto io ha un senso economico finanziario. Quindi questo è quello che penso io. Se poi lui pensa invece che quello che ha fatto lui sia più giusto di quello che ho detto io, lo pensa lui. Avete espresso due situazioni diverse. Quindi io credo, andiamo avanti. Quello che ho detto è, tu mi hai chiesto se pensa che... Anzi, se posso, un minuto di pubblicità dovremmo dare. Allora andiamo un secondo in pubblicità e poi ridiamo la parola a Santini. Eccoci allora, signori, bentornati dallo studio di Aulla. Siamo qui per il confronto per le comunali di Licciana. In studio abbiamo il sindaco uscente Renzo Martelloni e lo sfidante Danis Santini. Eravamo rimasti alla domanda fatta a Santini su quali lei pensa che siano i problemi più grossi del comune di Licciana. Quindi le diamo la parola e niente, grazie. Allora... parliamo dei problemi, giusto, dei problemi più grossi, perché i problemi più piccoli sono tanti. Quindi ora, siccome i tempi sono quelli sono che limitati. Sono, parliamo dei problemi più grossi. Sicuramente il problema maggiore del comune di Licciana Nardi è il problema Masero. Nel senso che il Masero, essendo una frazione del comune che è su una statale, è come una vetrina per un negozio, quindi se tu vuoi entrare nel comune di Licciana Nardi devi passare dal Masero. Quando entri dentro al Masero, diciamo che la rappresentazione di quello che può essere il comune di Licciana vedendo il Masero dà un'immagine un po' desolante, nel senso che, conoscete bene tutti il posto,
Ci sono fondi chiusi, negozi che aprono, negozi che riaprono, problematiche varie di parcheggio, quindi i problemi sono tantissimi. Ma la cosa più, diciamo, più grave è la situazione urbanistica che noi andiamo a trovare all'interno di quella frazione. Una situazione urbanistica che, mettiamola così, prima Pierluigi e poi, siccome mi chiama signore, io chiamo il signor Marteloni, aveva promesso di in qualche modo sistemare quella, sanare quella situazione. Ci ritroviamo dopo 2 anni di Pierluigi Belli e 5 anni di Marteloni, del signor Marteloni, con i soliti problemi che avevamo quando sono entrati. Quindi questa, secondo me, è una situazione che in qualche modo va sanata. Noi, e lo dico con contezza di quello che dico, noi siamo sicuri di avere la possibilità di risolvere quei problemi, perché abbiamo ragionato, abbiamo studiato, ci siamo informati e abbiamo la possibilità di risolvere quei problemi. Bisogna fare degli interventi, e sono interventi che noi abbiamo intenzione di fare e che faremo. Quindi a spese del comune, diciamo, o cercando finanziamenti? No, sono interventi che noi faremo. Chiaramente noi cercheremo sicuramente i finanziamenti, però ci sono delle situazioni che vanno sanate, ma vanno sanate dall'amministrazione comunale. Quindi con delle delibere di consiglio comunale. Facendo quegli interventi che erano, nel momento in cui è stata fatta l'urbanizzazione, erano interventi previsti. Quindi noi faremo quegli interventi che erano previsti. Okay. E facendo quegli interventi si riesce in qualche modo a sanare una parte delle grosse problematiche che ci sono al Masero. Chiaramente le cubature in eccesso, lì bisogna trovare una soluzione diversa, perché le cubature in eccesso non è così semplice, non si possono sanare. E quindi lì dovremo capire come riuscire a farlo. Però per 3 palazzi di quell'urbanizzazione noi siamo convinti che riusciamo a risolvere il problema. E lo faremo sicuramente nei 5 anni che... di consigliatura. Esatto, nei 5 anni che andremo ad affrontare se diventeremo... Mi dispiace se magari stiamo sull'argomento Masero e ridiamo la parola, non abbiamo almeno la possibilità di tornare argomento. E diamo la parola a Martello. Devo dire sinceramente che quello che ho sentito mi meraviglia. Che coloro che hanno fatto il disastro al Masero, che sono coloro che hanno fatto il disastro al Masero, oggi vogliono passare per i paladini della verità. È veramente vergognoso sentire queste cose, è veramente vergognoso. Dal 1992 è partito il Masero, fino al 2017 non si è fatto niente al Masero. Il Masero è rimasto abbandonato com'era. Ci sono delle immagini che abbiamo mandato anche stamani, delle foto ai cittadini, i mucchi della vasca, che erano pieni di roba, dove noi abbiamo dovuto liberare, pagare 70.000 euro noi, e adesso ci viene una bellissima piazza. Però ritorno a bomba. Al Masero è il polmone del nostro comune. Ci sono 280 famiglie che aspettano da oltre 17 anni l'agibilità o l'abitabilità per le loro case. In quegli anni hanno fatto costruire 42.000 metri cubi di roba, di rumetria, senza averne a disposizione un metro. Loro non avevano un metro di rumetria, eppure le cose sono andate avanti uguali. E poi si arriva alla utilizzazione abusiva. Si arriva a questo, ma non c'era una pratica, non sono passate neanche diciamo, il consiglio comunale. Per far capire ai cittadini all'epoca, quindi 17 anni fa, non sono state fatte le pratiche giuste da parte del comune per regolarizzare questa situazione. Ma potevano regolarizzare se quel momento che costruivano avevano le sue 42.000 metri di aree da costruire, ma siccome che non ce n'erano, perché le aree disponibili che avevano le avevano messe già sull'autore 1, 2, 3, perché una volta nei comuni c'erano le autore, l'autore 1, 2, 2, 3, e a Terra Rossa avevamo l'autore 6, 7, dove loro avevano impegnato quelle rumetrie che avevano già lì sopra. Già lì sopra, sicché lì siamo andati avanti così, senza delibere. Ma io ho fatto il presidente di quella commissione, io ho fatto il presidente della commissione d'inchiesta quando c'è stato
Adesso non voglio ricordare i vari fiaselle, vari che c'è stato. Io ci sono state delle cause legali comunque nei confronti del comune. E io ho fatto come si dice, ho fatto il presidente, e siamo arrivati poi a concludere una cosa dove quello che si sapeva, che nei vari passaggi, nelle varie delibere, non sono mai state riportate le vere, come posso dire, le vere misure, è tutto, siamo andati sempre avanti così. E viene a dire che non abbiamo fatto niente. Noi siamo entrati nel 2017 con Pierluigi Belli. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo cercato di trovare un pool fra avvocati e geometri e ingegneri che potessero dare una mano a quegli abitanti che erano 17 anni che non avevano ancora avuto l'abitabilità. Punto. Siamo andati avanti. Abbiamo trovato questo pool di tecnici. Abbiamo, come ho detto, abbiamo nominato poi Pierluigi, che ricordo che oggi è anche il suo compleanno. Lo ricordiamo, certo. Sì. Allora, poi nel 2019 subentra l'amministrazione Martelloni, che, visto le difficoltà, visto cosa mancava, ci siamo messi subito a lavorare non solo il sindaco, ma anche gli uffici, si sono messi a lavorare per, tanto abbiamo acquisito le aree che erano destinate nell'autorizzazione al comune, abbiamo acquisito tramite il curatore, abbiamo acquisito le aree, e lì c'era una vasca, una grossa vasca, un grosso contenitore dove dentro c'erano tutta una serie di rifiuti che l'ARPAT aveva mandato la lettera che dovevamo bonificare l'area, che ci è costato ai cittadini sì, di Liciana, mi lasci finire come hai fatto te, 70.000 euro. Poi siamo andati avanti, abbiamo chiesto al demanio, le aree demaniali che il demanio ci ha dato, quasi 9.000 metri di aree demaniali che ci sono state date al comune. Nello stesso tempo abbiamo ottenuto un contributo di 960.000 euro per fare gli argini nuovi, perché anche gli argini che avevano fatto al Masero non erano collaudabili. Scusa, questo è un comizio. Andiamo avanti. Va bene. Mi dici, scusa, quanti minuti ho a disposizione io, perché sennò non va poi, bene. Poi abbiamo, andiamo a chiudere Martelloni. Abbiamo preso. Ma posso dire cosa abbiamo preso lì? No, ci sono dei minuti, devi rispettarli. Ma poi però i minuti li ho detto io, non li ho detto a Santini. Stiamo calmi. La domanda era fatta a me. Le domande le facciamo noi e le risposte le date voi. Adesso, se ci sono i minuti, li faccio recuperare. Non c'è problema. Andiamo avanti. Andiamo a chiudere Martelloni veloce. Faccio veloce. Nello stesso tempo abbiamo presentato un progetto, un provincia di una in regione per rigenerazione urbana, che abbiamo ottenuto 360.000 euro e ne abbiamo messi 96 per conto nostro, e adesso c'è una piazza che sta andando avanti. Quindi, avete fatto lavori per 1.5 milioni di euro, avete un pool di tecnici e andrete avanti con le pratiche. Andiamo avanti con le pratiche, si va perfetto avanti. Perfetto, diamo parola a Santini, prego. Masero o se no andiamo sull'altro punto, volentieri. Prego. Lui ha detto, io non ero in amministrazione. Non era in amministrazione all'epoca. Ma tu hai fatto le primarie, dove eri? Hai fatto le primarie, Martelloni, facciamo parlare, forza. Martelloni, facciamo parlare, adesso tocca a Santini. Sei arrogante se ti comporti in questo modo. Andiamo avanti, tocca a Santini. Santini dice, io all'epoca non c'ero in amministrazione. Non c'entravo nulla con l'amministrazione. Ha fatto anche l'anno 2000. Martelloni, però dobbiamo lasciare parlare. Però ha fatto anche l'assessore nel 2011 lui, Fermi, va bene. Si può poi ribadire, non c'è problema. Penso io a dire quello che ho fatto. Adesso facciamo parlare. Se il signor Martelloni mi permette di parlare, prego. Perché è vero che il sindaco. Prego, se no tiro giù il microfono, faccio presto. Andiamo avanti. Io devo rispondere, perché sennò. Assolutamente. Come lui mi accusa, la mia lista è una lista civica.
All'interno di questa lista ci sono tutte persone che non hanno mai governato il comune di Licciananardi. Ci sono delle persone che non hanno mai fatto politica all'infuori di due candidati che erano in minoranza nell'ultimo consiglio. Tutti gli altri sono persone giovani che non hanno a che fare niente con la politica. Ci sono sei laureati, tre donne laureati, tre uomini laureati. C'è un medico di base che ha 2500 mutuati, che è il dottor Agostino Barabino, che mette la faccia nelle cose che io sto portando avanti. Quindi noi partiamo puliti, diciamo, il messaggio è partiamo puliti. Quindi a me non mi deve accusare nessuno di quello che, di quello che è stato fatto prima. Io faccio l'analisi dei fatti. In sette anni di amministrazione, dove si erano presentati dicendo che risolvevano il problema del Masero, il problema del Masero ad oggi, dopo sette anni, è ancora intonso come era prima. L'unica cosa che hanno fatto è una piazza fatta negli ultimi due mesi, guarda caso. Posizioni chiare, io andrei avanti. Io vado avanti, non ho nessun problema. Ci sono altri due punti, che metto che sono tre. Certo. Un altro punto importante è la pubblica assistenza di Licciananardi. La pubblica assistenza di Licciananardi, anche lì, è un problema annoso da risolvere. Sono state fatte anche lì promesse, ad oggi la pubblica assistenza di Licciananardi, l'edificio della pubblica assistenza dove c'è la sede. Io sono andato a visitare quel posto dove ci sono quelli della pubblica assistenza di Licciana, e sinceramente non è sono fabbricati e non è una zona adatta a poter far sì che una pubblica assistenza possa in qualche modo anche solamente espandersi, perché è una zona ristretta, piccola, servizi igienici da terzo mondo, cioè è una situazione veramente al collasso. Quindi voi sareste per individuare una nuova sede, diciamo, un nuovo posto? Il nuovo posto credo che sia già stato individuato, e ad oggi probabilmente quella sarà la destinazione della pubblica assistenza di Licciananardi. Però anche lì, sette anni fa, era stata fatta una promessa dove la pubblica assistenza sarebbe stata sistemata, trasferita, diciamo, con fabbricati nuovi, sarebbero stati messi a posto delle situazioni. Ad oggi io registro la situazione attuale. Quindi quello lì per tale voi è un problema quale grosso. A sette anni fa se andrete voi, diciamo, la sistemerete, la risolveremo, certo. Risolveremo. Vediamo anche il terzo punto. Sono le scuole, basti pensare che quest'anno la prima classe a Terra Rossa non viene fatta. Basti pensare che a Terra Rossa non c'è una palestra. Basti pensare che la palestra di Licciananardi è ad Ivita Mensa. Allora, i bambini prendono e vanno in altre scuole, di altri comuni. Ora, quello è un problema, perché io penso che l'istruzione dei bambini sia la base per avere una cittadinanza che in qualche modo abbia un po' di coscienza di quello che è il vivere insieme. Quindi se tu non dai l'istruzione ai bimbi, non li ospiti in fabbricati che abbiano un minimo di decenza e di accoglimento, chiaramente fai un'amministrazione che non ha attenzione a queste cose. Secondo me è un'amministrazione che in qualche modo deve rivedere i suoi obiettivi. Queste secondo me sono le tre più grosse criticità del comune di Licciananardi, su cui voi vi metterete a lavorare da subito. Noi ci metteremo a lavorare da subito, da martedì. Perfetto, adesso diamo comunque, come giusto che sia, il diritto di replica al sindaco Martelloni sugli ultimi due punti. Non ritiriamo fuori il Masero, se no stiamo qui fino a domattina. Partiamo dal punto della pubblica assistenza. Certo. Giustamente, questa pubblica assistenza non è da oggi che, come dice, che ha queste problematiche. Noi ci siamo impegnati subito per individuare delle strutture da poter trasferire. Abbiamo scelto una struttura di una casa di Bologna, di uno di Milano. C'è questa casa, era a due piani, poteva andare bene per la pubblica assistenza. Abbiamo dato la cosa in mano ai tecnici di Terra Rossa, Nanti e Valenti, che dovevano andare a vedere questo fabbricato, se era stato depositato a genio civile, se era in regola. Purtroppo anche
gli incontri andando a Livorno, perché c'è un civile a Livorno, le cose sono andate un po' per le lunghe. Quando abbiamo avuto notizie, purtroppo quel fabbricato lì non è possibile, andava demolito e rifatto tutto. A questo punto il presidente dice no, non va bene. Allora loro sono andati a vedere, no, noi gli abbiamo anche detto se volete, perché loro c'erano delle voci che dicevano l'amministrazione non la vuol fare lì dove era. No, noi la facevamo fare anche lì la struttura, dove ora. Quindi rifarla nuova. Ah, rifarla nuova lì. Poi insieme a loro ci siamo messi al lavoro e abbiamo individuato un'area della diocesi di Massa, e sono andato io stesso a Massa con il presidente della pubblica e il geometra. Siamo andati a Massa e dal vescovo Fra Mario e dal Don Marino, che sì, è qui di Aulla, che ci ha dato una mano. Però anche quell'area dovevamo vedere le caratteristiche, quanto se ne poteva costruire, che distanza l'ANAS ci chiedeva dal confine. Ad oggi abbiamo avuto tutte queste risposte e il presidente adesso ha avuto, faccio gli auguri perché è all'ospedale, perché sono venuto a casa, però ha avuto un piccolo problema di salute. Quest'area è pronta per fare questa struttura, una nuova sede. Punto. I soldi ci sono, ma i soldi qui, la pubblica è una cosa privata, quindi li mette la pubblica, che l'amministrazione non può mettere. L'amministrazione può solo quello che ha fatto Renzo Martelloni, perché quando è entrato alla pubblica gli andavano più di 50.000 euro che l'amministrazione non ha mai dato negli anni. Okay, e questo lo possono dire, che noi è arrivato il presidente e abbiamo sistemato le cose neanche dopo un anno. Perfetto. Anche questo lo voglio dire. Perfetto, va bene. Andiamo alle scuole. Tema pubblica, allora, abbiamo capito. Scuole, guarda, vai. Le scuole. È meglio che non parlano delle scuole. Hanno fatto una scuola a Terra Rossa, delle materne, inaugurata il 2017, il 2021 è caduto giù il tetto d'ingresso. Abbiamo dovuto rifare le pensiline. Una scuola che basta che chiamiamo un insegnante e diciamo: ma in quanti punti pioveva su quella scuola? Ti diranno, mettevamo sotto i secchi. Quindi avete dovuto, diciamo, provo a sintetizzare perché poi andiamo abbiamo rifatto interventi di manutenzione. Abbiamo dovuto sostituire tutta la carta catramata sotto e rifare le nuove pensiline, che erano cadute, perché io le foto ce le ho, dove era marcito tutta la pensilina dell'entrata. Okay. Poi voglio parlare di scuola. Andiamo un attimo in pubblicità. Andiamo un attimo in pubblicità, l'ultima, e poi torniamo a tra poco.
Perfetto. Vale. Eccoci. Ci siamo, eccoci. Allora, finito, stavamo parlando di scuole, Santini, le do la parola per la sua replica sulle scuole. Sì, ma giusto un minuto. Io non capisco perché continua a dire voi. Io ripeto... Sì, 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 questo è no, però continua a dire voi, quindi io devo replicare e dire... Noi, io non c'ero, io non noi, c'ero. Noi non c'eravamo. Quindi... Va bene. La prego, ingegner Martelloni, non dica voi perché io non c'ero. Io prendo atto della situazione di questo momento. La situazione di questo momento è questa. Quindi, sul fatto che dici che hai trovato... Dice che avete trovato il tetto che perdeva, io l'altro giorno, per caso, mi sono trovato alle scuole, ho trovato, se volete ve lo faccio vedere, qua se vuole, sì, ve lo faccio vedere, quindi l'altro giorno, il giorno 29 maggio, ho trovato una perdita nel tetto, se la vedete, questa sì. È una perdita nel tetto delle scuole. Allora, quindi voglio dire, il problema... ce n'è ancora di lavori no, da fare. No, c'è lavori, ce n'è da fare. Poi vabbè, ho altre foto, ma non le metto. No, vabbè, non ci dilunghiamo perché poi c'abbiamo... No, non, infatti non mi voglio dilungare, però io ritengo che le cose vanno dette per... Certamente, dovresti dire come sono. Che proprio a Martelloni, dopo, dai. Il 29 non pioveva, andate a vedere se pioveva. Guarda che poi gli devo dare 10 minuti alla fine. Dai. A Santini, andiamo avanti. Va bene, prego. No, probabilmente non è abituato a fare i confronti, perché cioè, nei confronti uno deve anche stare a sentire quello che dicono gli altri. In un mondo normale e sociale, quando due parlano, uno parla e l'altro ascolta, poi l'altro replica. Non è che uno parla sopra quando uno dice delle robe, perché quello lì è un mondo che non esiste più. Va bene, okay? Va siamo bene. In un paese democratico, quindi in democrazia... Ma Santini è sindacalista, l'aveva sentito di questi lavori qua, Neanche il karaoke. Non offendere qualcuno che si diverte a cantare, certo. Perché io mi diverto a cantare. Va bene. Faccio divertire le persone quando canto, quindi guarda, sono felice di questo. Va bene, dai, questo off topic, perfetto. Torniamo sul clima delle scuole. Sulle scuole l'abbiamo detto. Andiamo avanti con la prossima domanda. E gradirei che non si facessero associazioni fra la mia lista, io come candidato a sindaco, e quella che è la situazione del comune di Cialanardi. Io non sono responsabile di nulla, quindi non devo essere additato come se le cose le avessi fatte io e la mia squadra. No. Noi registriamo ora la situazione attuale, che perfetto, è quella, perfetto. Punto. Quindi non è colpa mia. Ottimo. La posizione è chiarissima. Andiamo avanti. Allora, rimaniamo prossima. Ancora su Santini. Le vorrei chiedere quale prospettiva proponete voi per il castello di Terrarossa e come pensate che si innesterà nel circuito turistico e ricettivo del vostro territorio. Allora, come diceva bene prima il dottor Martelloni, io ho fatto per due anni l'assessore con l'avvocato Albino Fontana, e fra le mie deleghe, io avevo 7-8 deleghe, fra le mie deleghe c'era anche il patrimonio, e il castello di Terrarossa è nel patrimonio del comune. Io registro solo che in quel castello avevamo fatto degli interventi, c'era una biblioteca, c'era un'aula multimediale che io personalmente ho allestito, dove andavano ragazzi che dovevano fare tesi, c'era un punto internet gratuito perché io avevo negoziato con la società Euteglia 10 punti gratuiti per il comune di Cialanardi, siccome loro avevano fatto i ponti al cimitero di Bastia, noi in contropartita ci eravamo fatti dare 10 punti gratuiti, fra questi c'era il castello, i vigili urbani, le scuole, il comune, questo tanto per dire le cose che avevamo fatto. Che anni erano? 2010, 2011, 2012, poi Albino Fontana, come sapete, certo, purtroppo 2012, anche lui lo ricordiamo con affetto. Tra l'altro lo ricordo veramente con molto affetto e con molta stima, perché è stato secondo me uno dei sindaci più in gamba, più preparato e più... E amava molto il nostro territorio. Quindi, ecco, veniamo al futuro. Quindi voi cosa proponete per il castello? Noi proponiamo di ripristinare quel castello acquisendo l'ultimo piano, perché l'ultimo piano del castello è ancora in capo al demanio. Noi avevamo fatto tutto un iter per poterlo acquisire gratuitamente,
ci siamo accorti che quell'iter è scaduto e l'amministrazione Martelloni non è intervenuta per acquisirlo gratuitamente. Quindi ora, se dovessimo riprenderlo, bisogna ricominciare tutto l'iter da capo, e quella parte del castello è la parte che era adibita ad ostello. Qui con le camere, sì. Con le camere, esatto. Quella parte lì non è del comune di Ciananardi, ma va riacquisita. Bisogna rifare tutto l'iter. È del demanio, quindi ripasseranno un po' di anni. Però noi abbiamo intenzione di acquisirla, quella parte, e di ripristinare appunto all'interno del comune del castello di Terra Rossa tutte quelle cose che, ad esempio, le alune, ad esempio la lunigiana storica, ad esempio tutte le varie situazioni che in qualche modo portavano turismo all'interno di quel sito, che ci tengo a sottolinearlo, è forse l'unico castello della Lunigiana che è su una strada statale. Questo potete capire a livello di viabilità e di accesso per le persone, è una cosa che è impagabile, perché avere un castello su una strada statale vuol dire che tutti ci possono accedere. Diverso è un castello come può essere Bastia, come può essere Monti, che comunque sono sicuramente castelli storici, però insomma, diciamo che la viabilità per raggiungerli è un po' più complicata. E quindi invece lì hai la possibilità proprio di farlo raggiungere a tutti. Noi abbiamo intenzione di rivalorizzarlo, di risistemarlo e di fare al suo interno diverse cose anche in sinergia con ad esempio SIGIC, che sapete che sì, è una cooperativa che comunque sul territorio opera molto e molto bene con tanti giovani, e fra l'altro ci tengo a dirlo, SIGERIC, da quello che so, non ha nessun accordo con l'amministrazione comunale di Ciananardi, mentre ha accordi con tutte le altre amministrazioni della Lunigiana. Quindi anche lì secondo me è una cosa che va implementata e va fatta il prima possibile, perché loro sono veramente persone in gamba e riescono a portare veramente tanti turisti sul territorio. Quindi quella è una cosa che noi vorremmo fare. E poi il castello di Terra Rossa si presta a tantissime attività, quindi noi abbiamo intenzione di valorizzarlo, questo sicuramente. Ecco, con una gestione diretta del comune o dandolo in gestione, che idea avete su questo? Allora lì secondo me, appunto, se c'è ad esempio la SIGERIC, si può ragionare anche con loro, vedere di fare degli accordi, dargli delle cose in contropartita, per dire gestiamo almeno la parte turistica con loro senza costi per l'amministrazione comunale, e poi comunque possono fare accordi anche con altri soggetti. Non lo escludiamo. Certamente. Allora adesso passo la parola a Martelloni, se vuole aggiungere qualcosa. Allora, sul castello, no? Sì, sempre sul castello, certo. Questo castello, quando l'abbiamo, diciamo, preso, non aveva e non ha ancora ad oggi nessuna certificazione, perché nel 2014-2016 sono cambiate le norme, e ad oggi noi non siamo ancora stati in grado, anche pur dando a dei ingegneri di Spezia, di mettere a posto queste masse a terra e questi quadri. Questo è quello che la parte, diciamo, delle dove c'erano i vigili, dove c'erano. Quindi parliamo di impianto elettrico, per capirsi. Impianto elettrico. Sulla parte del demanio, dove c'è una foresteria, perché lui, il demanio, vuole che lì si faccia una foresteria. Per fare la foresteria, il demanio voleva un impegno del comune di 70-80 mila euro, che io penso, con un bilancio come eravamo, con debiti da tutte le parti, il comune non se l'ha potuta permettere, e difatti forse 3-4 mesi fa, no, forse anche un po' di più, è scaduto questa cosa. Ma non è che è scaduto, ci vuole cent'anni da riprendere. Noi siamo andati a Firenze e nel giro di un mese avevamo già la situazione in mano. Noi del castello abbiamo portato lì, perché non abbiamo smaltellato niente, abbiamo solo accorpato le cose. Prima sembravano era un po' tutto distribuito a macchio di leopardo. Noi abbiamo concentrato la biblioteca, abbiamo concentrato, e poi abbiamo portato l'ufficio di piano lunigianese, l'abbiamo portato lì, e abbiamo, come si dice, messo gli uffici del comune, perché prima gli uffici del comune
non c'erano nemmeno. Dopo che siamo venuti noi, c'è il suo ufficio del comune e c'è tutto. E quindi noi, per il futuro cosa vorreste fare? Noi, diciamo, dare una gestione? Noi abbiamo già, preparato già un bando, un bando che purtroppo non siamo riusciti a portare avanti, perché poi tutte queste problematiche di questa, voglio dire, di queste certificazioni e ci ha allungato i tempi. Però noi vogliamo, abbiamo già, vogliamo fare un bando di affidamento a dei enti del terzo settore per fare veramente valorizzare questo, castello. Ok. Naturalmente mantenendo a disposizione del comune la biblioteca e la sala dei convegni quando il comune gli servirà, che sarà a loro disposizione. Benissimo, allora io direi che siamo, come tempi ci siamo più o meno allineati, facciamo l'appello al voto. Certo, finale. l'ultima appello al voto. Vi faccio una raccomandazione, se possibile, di non chiamare in causa l'altro durante l'appello finale, perché sennò poi gli dobbiamo dare un minimo di replica. Ecco, se ognuno mancano 4 minuti e se no stiamo qua, infatti. Quindi perché dovrebbero, torniamo da Santini, votare la lista Santini candidato sindaco e non quella di Martelloni? I cittadini di Licciana, gli ascoltatori di Radio A che sono qui a sentire e che rivedranno nei prossimi giorni, lo ricordiamo, sia su Facebook che sul canale YouTube, potranno rivedere questa trasmissione. Ecco. Sì, lo faccio l'appello per una precisazione. Sì. L'ufficio del comune all'interno del castello di Terra Rossa, siccome ci andavo io insieme al sindaco Albino, c'è sempre stato. Quindi, l'ufficio c'era. Già nel 2013 c'era. 2010, sì. 2011, 2012. Facciamo parlare. C'era, perché io personalmente andavo con Albino Fontana dentro al comune a ricevere le persone. Quindi questo... Bene. Precisazione basta accolta. Basta chiedere in comune ai dipendenti. Precisazione accolta. Esatto. Prego. Allora, perché la gente dovrebbe votare la, mia lista e i miei candidati? Io credo che il momento in cui, ci troviamo sia un momento fondamentale per l'Italia, per l'Europa in generale, ma soprattutto per il nostro, comune. Le scelte che verranno fatte ora dai, cittadini avranno, credo, un'influenza pesante su quello che sarà appunto, il futuro. Perché? Perché ora con il PNRR, ad esempio, c'è la possibilità, avendo le capacità di amministratori capaci, amministratori che sanno come si riesce appunto ad, a prendere questi finanziamenti, c'è la possibilità di avere e ricevere tanti soldi dall'Europa. Questa possibilità non andrà avanti in eterno. Questa possibilità io penso che nei prossimi 4-5 anni diventerà meno. Quindi questi 5 anni sono fondamentali per poter in qualche modo appunto cercare in Europa i finanziamenti che servono per risistemare tutto quello che ad oggi nel comune è lasciato un po', come dire, lasciato un po' andare. Noi abbiamo all'interno le capacità, abbiamo delle persone che fanno quello di mestiere, quindi, come dire, sono persone che ricercano per gli enti pubblici appunto i finanziamenti del PNRR. Io credo che un comune semplicemente con le tasse dei cittadini non riesce praticamente a fare nulla di straordinario, ma direi quasi neanche di ordinario. Si riesce a malapena a tappare qualche buca, a pulire l'erba e a fare le cose, diciamo, un po' più semplici. Noi quelle capacità le abbiamo e quindi io dico, cittadini di Cianarardi, pensateci, ragionateci bene. Altre cose importanti che sono, appunto, dicevo, fondamentali, c'è l'ambiente, la sostenibilità, la comunità energetica, cioè ci sono tantissimi progetti che bisogna avere la capacità di mettere in atto, intercettare risorse e farli. Non c'è tanto tempo per farlo, questi 5 anni sono fondamentali, dopo non è più possibile. Quindi, voi ritenete di avere le persone giuste? Diciamo. Io ritengo di avere al mio interno persone giuste, dicevo prima, ci sono 6 persone laureate, 3 uomini e 3 donne laureati, ci sono persone con esperienza, perché dicevo appunto il dottor Barabino, Baldi Ginio. Tra l'altro lasciatemi fare anche da qua solidarietà verso Baldi Ginio, che ha ricevuto un attacco infame.
quindi lo dico anche pubblicamente. Sì, no, ma noi non entriamo nelle vicende personali. Lo faccio perché certo, ci tengo, perché è una persona a cui tengo in maniera particolare. Certo. È una persona che ha dato tanto al territorio e continua a dare tanto alle persone del territorio, quindi ci tengo proprio, moralmente è una cosa che voglio e devo fare. Benissimo. E andiamo in chiusura? Sì, in chiusura dico votateci, il voto che darete sarà un voto che è soprattutto per voi e per la comunità di Ricciananardi. Noi siamo resi disponibili perché sappiamo che problemi ce ne sono tanti e vanno risolti. Perfetto. Grazie. Allora, adesso diamo la parola a Martelloni, prego. Io dico che i cittadini ci hanno già giudicato, perché in questi 5 anni o 3 anni, diciamo, noi di finanziamenti ne abbiamo presi tantissimi, perché abbiamo preso 5 milioni, come ripeto, del PNR per il Palazzo Reale, perché poi il terzo punto, avete detto i primi 3 punti che volete fare, l'asilo Nida Monti, dove abbiamo preso 950.000 euro, e la frana di Ponte Bosio, che c'era una frana che andava 1.060.000 euro. Ma detto questo, questa amministrazione, e questo non lo dice Martelloni, lo dice il bilancio, ha nel piano triennale delle opere pubbliche da fare lavori pubblici 24-26 per 9.976.000 euro. Questo è un documento che si può far vedere alla gente. Quelli sono è il bilancio comunale che è stato approvato in consiglio. Bene, quindi voi dite i lavori, noi ce li abbiamo, noi li abbiamo già programmati. Abbiamo già la gente capace, l'avevamo già, e sicché ancora meglio ora, con più esperienza, sarà ancora in grado di fare meglio, in collaborazione, devo dire, sempre con gli uffici, perché gli uffici sono determinanti per portare avanti queste cose. Noi incentiveremo gli uffici naturalmente, perché c'è bisogno di inserire alcune persone, perché sono andate qualcuno in pensione, qualcuno si è trasferito in altri comuni perché hanno vinto dei concorsi. Allora io dico alla gente, ci avete provato, vi abbiamo mandato un libricino a casa dove ci sono tutte le opere che ho fatto nel giro di 3 anni. Questo libricino lo posso lasciare anche a Radio A. Benissimo. A Radio A, e sicché votate, dateci la fiducia, votate la squadra del fare, quella che in questi anni ha fatto, ecco. Grazie. Va bene, d'accordo. Allora io ringraziamo i nostri ospiti, assolutamente è stata una bella puntata, scoppiettante, bella, i cittadini di Ricciano avranno modo di giudicare. Noi auguriamo buon voto, raccomandiamo di andare a votare, perché quello è importante, fondamentale, anche alle europee. Anche alle europee, assolutamente. E niente, vi diamo appuntamento al prossimo Lungigiana Talk, che sarà il 15 di giugno, sempre su temi legati al Parco dell'Appennino e alla MAB. Buona serata a tutti, buona serata. Arrivederci. Buona serata.